Avete mai fatto caso ai tanti rimandi a Pulp Fiction che ci sono in Breaking Bad? No? Allora eccone una carrellata. Jane ha un taglio di capelli molto simile a quello di Mia Wallace e quando si fuma una sigaretta la somiglianza è davvero notevole. E la scena in cui rimane soffocata dal proprio vomito non vi ha ricordato la scena dell'overdose in Pulp Fiction? Prendi la siringa! Certo se mi lasci andare! Non te lo sto mica impedendo! E allora smettila di parlare con me, parla con lei! E prendi la siringa! Jesse e Walt a dialogo a colazione ricordano molto Vincent e Jules nella scena finale di Pulp Fiction, quando si incrociano nel ristorante con Ringo e Yolanda. Brava, hai vinto Mappamondo! E ancora, Walt e Jesse che puliscono la casa di Jesse dopo il casino della vasca da bagno, ricordano un po' Vincent e Jules quando puliscono la macchina dopo aver fatto saltare la testa a Marv. Dopodiché i due si lavano in giardino così come fanno Vincent e Jules. Frequenti poi i trunk shots tanto cari a Tarantino, qui ad esempio con i gemelli e con Walt. E qui Jesse e Walt che attendono l'arrivo di Gus non ricordano un po' Butch e Marcellus Wallace che aspettano l'arrivo di Zed? Poi la sequenza in cui Jesse si droga è molto simile a quella di Vincent in Pulp Fiction. Walt, che valuta le possibili armi per uccidere Crazy Eight, ricorda tantissimo Butch in Pulp Fiction, che passa al vaglio, mazza da baseball, martello, motosega e infine katana. E infine Walt, che si avvicina furtivamente a casa sua per timore che sia sorvegliata dagli uomini di Gus, così come Butch si avvicina furtivamente al suo ex appartamento per recuperare l'orologio. Bene, questi rimandi sono stati voluti come omaggio al maestro Tarantino? O si tratta di semplici coincidenze? Bene, ragazzi. Ragazzi, il video si conclude qua, io vi ringrazio della visione, spero che sia stato interessante. Io vi ricordo che in una delle mie tante playlist trovate tutti i video che ho realizzato su Breaking Bad. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Che passa al vaglio martello, mazza da baseball, motosega e vaffanculo. Brava, hai vinto un mappamondo! Porco d***o!